Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di Chef Franco. A gentile richiesta faremo tramezzini. Vado a portare un coppo mare, tranne le tramezzini che uno nasconde nella borsa, non si può mangiare più, devi comprare sulle spiagge. Ingredienti: olive da giasca, tonno, quello buono, formaggio spammabile, pomodori, semrupiz, rucola, facciamo una maionese a parte, olio semi di girasole, un limone e un uovo, prosciutto cotto, provola affumicata e tramezzini. Detto questo, incominciamo. Vi voglio solo ricordare, sono le 8:20 di domenica e noi stiamo facendo ancora i video. Non è una cosa semplice fare 3 video a settimana sul canale di Chef Boom e 3 video sul canale mio. A noi ci piace che voi ci seguite, ci volete bene e che sia la cosa più bella. Accendiamo. Faccio 2 uova sode. Purtroppo oggi è domenica, mi mancava solo la mozzarella, dico la verità, però purtroppo non l'ho trovata. Un uovo. Olio semi di girasole. Un po' di limone. E ci mettiamo un po' di sale. Basta. L'altra volta mi avete criticato sulla maionese, era troppo liquida, vediamo come viene. Prima sotto e poi man mano salite. Che sia maionese chef, fra. La tua domanda criticata, ok? Ditemi se è liquida. Assaggiamo. Vieni un attimo, vieni. Fammi sapere se è liquida. Sta zitto. Ah, scusa. Fa così. Maionese perfetta. Ma quando liquido, vai giù. L'acqua bolle. Facciamo 2 uova sode. Uno e 2. Io faccio tonno tonnato, che bello. Metto pure 2 olive da giasche dentro, però l'uovo non ce lo metto, metto sempre formaggio spammabile perché è buono. Io 2 olive ce li metto. Praticamente potevo mettere anche in una ciotola un piatto tonno, olive molto più tagliate finemente e potevo spumare, però così viene molto più saporito. Allora, vediamo se ci vuole un pizzico di sale. I 5 minuti sono passati, spengo. Facciamo i pomodorini tagliati molto sottile che vanno nel tramezzino. Poi dopo vi faccio vedere tutti gli ingredienti, come facciamo il tramezzino. Mancava solo pomodoro, mozzarella e rucola, però non ho trovato la mozzarella, non va niente. Posso mettere la provola. Sì, guarda che pomodoro. Pochissime ne servono, non me ne servono tanti. Un filo d'olio, un po' di origano, questo è spettacolare. Pochissimo, pochissimo sale. Vi faccio vedere di nuovo tutti gli ingredienti che ho fatto. Tonno tonnato, però non ho messo l'uovo, ho messo formaggio spammabile e viene una favola. Pomodorini, quelle là del Vesuvio, all'insalata ne faccio a cagna con i choux. Rucola, guardate com'è bella sta rucola. Maionese che abbiamo fatto prima, prosciutto cotto, provola affumicata
formaggio spammabile e tramezzini. E mia moglie sta facendo un attimo due uova. Questi qua ho passato un po' con il mattarello, però è meglio farli molto più grandi, che vengono più belli. Avevo dimenticato le alici, ho dimenticato anche il bucce nere, che mettiamo dopo. Oh, ma da far sapere com'è la maionese, com'è venuta. L'altra volta era molto liquida, avete ragione. Maionese quello di qua. Una bella fettina di provola affumicata. Uno, due. Prosciutto cotto. Pomodorini. Rucola, chi non piace non gliela mette. Allora, un po' di rucola, mettiamo così, ho fatto il primo, carta agendata, lo mettiamo nel frigo un'oretta. Allora, mettiamo qua e si chiude. Questi qua, se vi riportate nella spiaggia, nella borsa che non si nota, io me ne mangiasse 15. E prima è fatto e lo mettiamo nel frigo. Allora, l'altro tramezzino che facciamo? Tonno tornato. Questa è bella. Spettacolo. Questa è bella. Allora, faccio. Uova. Carta agendata. Allora, se volete i tramezzini a domicilio, è stato in verità, chiamate Chef Franco, Chef a domicilio. Io ve li faccio, domani mattina mettete in una borsa, vi faccio le grazie. Mettiamo questo nel frigo. Sono due, ne faccio un altro, mischio un po'. Formaggio spalmabile. Salsa tornata. E se lo faccio proprio all'americana. Mettiamo una fettina di provola. Pomodoro all'insalata. Chissà, da uno spettacolare. Uno. Uno, due. Uno. E 1-2. Prosciutto cotto. Questo secondo me è il più bello. L'abbiamo mischiato un po', ragazzi, questo qua. Mettiamo quello che salta nel frigo. Ragazzi, ci vediamo giusto giusto fra un'oretta. Si devono fare molto freddi, lo tagliamo e lo assaggiamo. A dopo. Voglio bene. Eccoci qua, ragazzi. È
passato un'ora e 10 minuti, perché 10 minuti in più, prendiamo il tramezzino dal frigo. Allora, io ho tagliato con tutta la carta agendata, però dopo la tolgo. Vi ricordo che a Milano mezzo tramezzì 3,50 euro. Bellissimo. Allora, questo tramezzino qua sta maionese, formaggio spammabile, prosciutto cotto, scamorza affumicata, alice sott'olio e pomodoro rizzolato. Questo qua, secondo me, è quello che mi piace a me. Salsa tonnata, acciughe sott'olio e uova. Questo qua è quello là estivo, vado a buttare una spiace, vado a scegliere la maionese a chiala. Maionese, prosciutto cotto, pomodoro rizzolato, scamorza affumicata e rucola. Bello pure questo. Questi qua sono i miei tramezzini fatti in casa. Bello, mamma mia. Al mare sono perfetti. Poi scegliete i gusti che volete voi. Io ho sempre l'assaggiatore di fiducia. E senza Cristian Massimi, caro un assaggio. Vieni. Salve ragazzi. Siamo. Ma il suo dietato. Fisico perfetto. Dammi un bacio. Ciao chef. Sincero, quello che mi ispira di più è questo qua. Con l'uovo. Bello pieno, eh. Poi è bello freddo, eh. Questa stratificazione, guardate qua. Assaggiamo. Massa salsa con me. Mamma mia. Vai giù. Questa salsa tonnata. Questa assaggia pure delle cocotte. Queste uova! Voglio mai la tua! Mamma mia! Fa paura, voglio! Le uova, mamma mia! Buonissimo. Detto questo, ragazzi, voi sapete il nostro motto che noi diciamo sempre è uno spettacolo. Se vi è piaciuto. Metti tanto mi piace. Se non vi è piaciuto. Mettitelo doppio. Il video finisce qua. We be go. Sim the best. E sim più forte. E ci maniamo. E buongiorno Napoli. Ciao, buongiorno.